2, 1, 41esimo classico Disney 2001. Oh, ma no! Ditelo! Atlantis! 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 Sì, Atlantis! Lo vediamo, Berlino, Beppe! I registi sono gli stessi che hanno fatto Il Gobbo di Notre Dame. La trama deriva da Viaggio al centro della Terra di Jules Verne. Per le ambientazioni sotterranee si sono basati sulle caverne Carlsbad in New Mexico. Iniziamo dalla scena iniziale, ok? Non c'è assolutamente nulla. Un'enorme distesa di oceano, un'enorme distesa di cielo. Ma a un certo punto, spam, un'enorme brillamentazione. Ah, spoiler! Ah! Un fungo nucleare che fa paspa pum e si alza un'onda anomala ai circa 25 km, cosa che non si sono mai vista. Delle navi sfrecciano e in una lingua incomprensibile dicono che devono avvisare e mettere in sicurezza le persone di Atlantide perché sennò muoiono tutti. La lingua che usano esiste davvero, è leggibile, eccetera, eccetera, eccetera. Sumero. Etrusco, probabilmente. No, è stata inventata apposta per il film. Ah, ah, tutto il vocabolario, immagino. Sì. Secondo antichi testi, Mu dovrebbe essere una città che circa 8000 anni fa dovrebbe essere scesa in guerra con l'impero di Atlantide, un impero che secondo alcuni testi si spostava dalle coste dell'America fino all'Egitto. Infatti pare che le piramidi ipoteticamente siano loro, non degli egizi. Soltanto che a causa di un'arma utilizzata dagli atlantidesi contro i Muani, che non so come pronunciare esattamente la parola, secondo appunto alcuni testi di cui non cito la provenienza, ha portato a un enorme cataclisma che ha distrutto entrambe le città facendole precipitare nell'oblio. Tuttavia, Atlantide tecnicamente ha ancora una discendenza, la città di Atene. Una cosa interessante è il motivo per cui Atlantide venne distrutta. Secondo le varie fonti, ovviamente ci sono versioni diverse, nella maggior parte dei casi viene detto che venne distrutta perché aveva cercato di attaccare la Grecia. E gli dei greci, per esempio Poseidone, non potevano accettare che la Grecia perdesse. Il punto è, la versione scelta per questo film non tiene conto degli dei, essendo già stati usati per Hercules. E quindi hanno seguito la versione alternativa, cioè quella in cui Mu venne distrutta dalla più grande bomba che l'uomo abbia mai conosciuto. A giudicare dall'altezza dell'onda avrei detto che sarebbe stata causata da una meteora di 3 km. È invece una bomba atomica. Il gigantesco gamberone che cerca di ammazzare la truppa di Atlantis. Il Leviatano! È il Leviatano. Quindi arriva dalla Bibbia, ovviamente non c'è nella storia originale, ed è stato aggiunto semplicemente perché era un bel riferimento. Ti sei mai chiesto come hanno fatto la scena finale dove si parte da Kida e Milo e ci si allarga? Milo! E ci si allarga su tutta quanta la città di Atlantide? Guarda, te la butto così al brucio. Scommetto che l'hanno disegnata in grande. Modellino! Allora, all'incirca un foglio per un film può variare di dimensioni, ma di sicuro non sopra circa questa. Hanno preso 40 fogli e li hanno appiccicati uno accanto all'altro con lo scotch sul retro. Scotch! Ma si può! Per fare in modo che da vicino avesse le dimensioni normali di un frame, per poi allontanandosi prendere tutti e 40 i fogli e beh, è un lavoro enorme. Potevamo farlo col computer, modellino. C'è una cosa che si chiama qualità. Sì. E sì, dignità. Inizialmente il film non doveva iniziare con la caduta di Atlantide, ma all'incirca così. Komne fram hjá síðustu vísbendingunni. Atlíðinu og Atlantis. Herra minn, ertu búin að gleyma að það eru skrýmsli á verði við hliðin sem... NÓ! No! Ég dræpi tilt skrýmsla til að ná í fjársjóðin sem líst í þessari leiðabók. Alveg eins og ég dræpi þig. Afsakaðu, ég hafi ránt fyrir mér. Heigull, sildu áfram! Hello.
Una scena tagliata vede la storia del nonno di Milo. Milo! Una delle idee che furono scartate fu quella di far scoprire alla fine che il nonno di Milo, Milo! Milo! Avesse scoperto Atlantide e ci fosse vissuto per decenni e decenni fino a quando Milo non lo ritrova. Milo. Lo ritrova, ma non era morto. E infatti scopre che in realtà non è morto, ma era lì. Solo che poi hanno scartato questa idea perché era un po' banale. Ok. Non era previsto che qualcuno, chi, voi lo sapete, fosse allergico alle carote. Molière? Molière? Chi è allergico alle carote? Non mi ricordo, chi è interpretato da Michael J. Fox? Mi succede la stessa cosa quando mangio i carote. C'era qualcuno che era allergico alle carote ed è una battuta che è stata inventata sul momento da Michael J. Fox, così a caso. Milo è l'11° re di Atlantide. Questa cosa la so io. Veramente? Milo Touch vuol dire Milo tocco. Il film prende ispirazione, e questa cosa è davvero nota, da Nadia e il mistero della pietra azzurra, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista della trama. Anche James Cameron, per fare Avatar, ha preso ispirazione da questo film. Il motivo per cui Kida non è nelle principesse Disney è semplicemente perché non canta. Questo lo sapevo anch'io. Il linguaggio usato da Atlantide è reale, tutto il resto, questo l'ho già spiegato. Ma quando spiegarono al creatore del linguaggio che doveva creare un linguaggio per Atlantide, non gli spiegarono che questo doveva essere il linguaggio da cui partivano tutte quante le altre lingue. Quindi no, il linguaggio è fisicamente impossibile che derivi dalle altre lingue, ed è fisicamente impossibile pure la scena in cui Kida inizia a parlare in inglese semplicemente perché la sua lingua è quella da cui l'inglese si è creato, perché lei ovviamente non può sapere in che modo si è creato l'inglese e quindi tutte le parole inglesi. O semplicemente comprenderlo, non parlarlo. Gardaland partì da questo film per fare la sua attrazione Atlantide, fuga da Atlantide. All'inizio Kida doveva avere la pelle estremamente bianca e i capelli rossi. No, terribile. Si cambiò l'aspetto di Kida cercando di fare in modo che la pelle fosse simile a quella proveniente dall'Africa. I capelli dagli scandinavi, il naso dagli nativi americani e gli occhi dall'Asia. La parola Kida significa cacciatrice di ombre in atlantidese. In Atlantis 2, Kida non ha più i tatuaggi perché erano troppo costosi da animare. C'è Atlantide 2? Non sapevate che c'è Atlantis 2? Non lo volevo sapere. No, neanch'io. Farò un video sui sequel della Disney. No. Non ne frega un cazzo a nessuno. L'aspetto del re di Atlantide è stato pensato per essere simile a quello di Rafiki. Questo film fu una delle cause dell'insuccesso di Titan After Earth, che fece fallire la Tom Blue. Ma c'era schifo, E Independence Day della 20th Century Fox. In una scena, Rourke, nella versione italiana, dice «Il mondo è pieno di fessi». Nella versione originale, invece, nessuno ha capito che cosa intendesse dire, perché ha detto «P.T. Barnum was right». Tu hai capito? No. E ci credo che nessuno ha capito. In realtà questa potrebbe essere una citazione a questo P.T. Barnum, che è famoso per aver detto la frase «Il mondo è pieno di fessi», perché vengono partoriti ogni 5 minuti. Trasmettiamo la duchessa a prova con Sturridge Chamber Bergins nella parte della duchessa e Granton Raptor Fravon nella parte di Santor Black del Tampon Fantashire. Della truppa che partì per Atlantide si salvarono solo in 7 su 200. Ciao. All'inizio Rourke doveva essere coprotagonista. Il libro del pastore sì. È stato riutilizzato per creare il libro che compare in Gravity Falls. In questo film ebbero un sacco di problemi perché erano richiesti rumori e... Un sacco di problemi perché erano richiesti rumori. Scusa, ma dovevo, ha fatto la combo tra i popcorn. In questo film ebbero un sacco di problemi con gli effetti sonori, perché ne servivano molti mai usati prima, completamente nuovi, eccetera, ma non li avevano. Quindi riutilizzarono quelli di Jurassic Park.
Per esempio l'urlo di Eddie Carr che arriva dal mondo perduto, Jurassic Park. Rourke definisce il suo comportamento accademico, ma in realtà sta violando un sacco di leggi accademiche. Helga è l'unica cattiva bionda della storia della Disney. Inoltre è la cattiva più giovane. Siete di un brutto. Vi siete mai chiesti com'è possibile che in un classico Disney muoiano quasi 200 persone e che questo non venga censurato né contestato? A me piace. Non si vede il sangue. Esattamente. Bastava non mostrare del sangue e andava automaticamente bene. Proprio così. La pianta della città di Atlantide è la stessa che viene descritta da Platone. Il vestito di Helga è volontariamente anacronistico, non venne mai realizzato nulla di simile fino al 1930. E il film è ambientato nel 1914. L'aspetto di Molière è stato creato sulla base di Pigpen dei Peanuts. Il nome Vincenzo Santorini ha un piccolo errore perché Santorini non è un cognome italiano ma greco. Ma il nome Santorini venne scelto perché era simile ai cognomi italiani e perché Santorini fu un vulcano che esplose. Che dici, meglio che continuo dopo o bestemmi adesso? Vincenzo Santorini faceva parte dei personaggi che potevate incontrare a Disneyland. Un vero incubo. Nella versione polacca, per un motivo abbastanza misterioso, Vincenzo Santorini è russo. La signora Packard è l'ultimo personaggio della Disney che fuma. Comandante. Perché era proprio uno scarto. Comandante. Pensavano che sarebbe stato meglio eliminarlo, ma perché un personaggio del genere. Sì, signorina Packard, che c'è? Ce li ho i quattro principali gruppi alimentari. Fagioli, pancetta, whisky e lardo. I doppiatori di Cookie e di Helga, subito dopo il film, si sono suicidati. Sì. Davvero? Come? No, sono solo morti. Il doppiatore di Preston Whitmore è morto nel 98. In che anno è uscito il film? 2001. Spiegatemi questa cosa. Io penso io. Minchia nervosismo! I versi del Leviatano sono quelli del Gallimimus di Jurassic Park. Inizialmente l'incontro con Helga doveva accadere in un modo completamente diverso. I mean it, sir. If you refuse to fund my proposal, I'll quit. I'll quit. You'll what? Good boy, Milo. I knew we could count on you. Milo Thatch. How did you know my... Get in. Before you drown. Where are you taking me? Just sit back, relax, and enjoy the view, Mr. Thatch. The view out the window, Mr. Thatch. I doppiatori di Kida e di Milo, quelli italiani, Milo, sono sposati. Cosa? E il doppiatore del re di Atlantis è il padre di Kida. È il padre della doppiatrice di Kida. Ah. Proprio come è successo con Pinocchio. Anche qui decisero di rifare a mano proprio certe ambientazioni per essere più credibili. Per esempio l'intera nave dello Ulysses. Ecco, quello che ha creato la lingua atlantidese è lo stesso che ha creato il Klingon di Star Trek. Questo film è il primo ad utilizzare la pellicola da 70 mm dei tempi di Taro della pentola magica. La pellicola da 70 mm è quella che è stretta tanto tanto larga, tipo così. Ecco. Dunque, Atlantide, come ho già spiegato parzialmente all'inizio, sarebbe un impero risalente a tanti tanti mila anni fa, circa 12, mi pare. Allora, non si hanno prove certe della sua esistenza passata, se non soltanto alcune testimonianze da parte di antichi testi, Platone che ne parla nella Repubblica,
appunto, che parla di questa civiltà estremamente avanzata che stava bene con la sua tecnologia e che si sentiva da posto con qualsiasi cosa senza avere nessun problema. Una civiltà utopica, pacifica, che non avrebbe avuto mai nessun problema. Ma per causa appunto di Bo, in un solo giorno, in una sfortunata notte, scompare sul fondo di una città. L'opinione degli scettici... Mi stai rubando le fazzolette. L'opinione degli scettici è che semplicemente Atlantide fosse un modo per rappresentare una minaccia ineguagliabile. Allora non mi scappa. Questa volta non mi scappa. E poi? Ha fatto la fine di Atlantide. La luce. E lui si chiama Monkey 99. Non è vero, io chiamavo così quando avevo 10-12 anni. Sono un ragazzo riccio con le spalle larghe che è stato definito nei video precedenti lo Steven Tamarro. Lo Steven Tamarro. Ah, io non sono Tamarro. Io non sono fidanzato di Enrico. E neanche io sono fidanzato di Enrico. Ma nessuno te l'ha chiesto te? Sì, mi hanno detto se ero il suo fidanzato. Mi sono perso quel messaggio. Commento. Chi è? Un commento. Un messaggio. È un commento. È un commento.